Alla domanda che cosa tutela il diritto d'autore risponde l'articolo 1 della nostra legge, la legge 633 del 1941. Vediamo cosa ci dice. Sono protetti, ai sensi di questa legge, le opere dell'ingegno di carattere creativo. Questa è la definizione che ho messo volutamente in rosso, che ci accompagna in tutto il diritto d'autore. Cioè, l'opera dell'ingegno è l'oggetto della tutela del diritto d'autore e il carattere creativo è il requisito essenziale che fa scattare la tutela. E poi aggiunge che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Cioè fa un elenco delle principali forme della creatività umana, diciamo quelle classiche, vedete, letteratura, musica, arte figurativa e via dicendo, però lascia abbastanza il campo aperto perché dice qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Cioè il legislatore del 1941 aveva già percepito che con l'evoluzione tecnologica si sarebbe evoluta anche la creatività umana. Il secondo comma è ovviamente non risalente al 1941, ma è stato aggiunto successivamente negli anni 90, perché parla di due nuove forme di opera dell'ingegno, due nuove forme di creatività legate appunto strettamente all'evoluzione tecnologica. Dice che sono altresì protetti i programmi per l'elaboratore, cioè il software, come opere letterarie, nonché le banche di dati che per la scelta e la disposizione del materiale costituiscono creazione intellettuale. Interessante vedere che parla di programmi per l'elaboratore, cioè di software, equiparandoli alle opere letterarie. Infatti, se ci fate caso, se pensate a come si sviluppa il software, lo sviluppo di software è in forma testuale, perché si sviluppa in codice sorgente. E poi ci dà anche una prima definizione del concetto di banca dati, collegandola al fatto che la banca dati, per essere tutelata con diritto d'autore, deve essere comunque frutto di una creazione intellettuale, cioè la scelta della disposizione del materiale deve essere frutto di una creazione intellettuale.